Letizia, anche la diarrea, batti. Cosa facciamo che portiamo all'ospedale? È già tante volte che vomita, ci conviene portarla a questo punto. Letizia, ma questa sta vomitando continuamente, dai, andiamo dentro, andiamo. Eccomi qua ragazzi, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Vi chiederete adesso cosa sto facendo. Sto sistemando i miei pupazzetti. Il mio preferito, sapete qual è? È questo. Però ragazzi, oggi è sabato e vi portiamo all'interno della mia famiglia. Nel pomeriggio ho il compleanno della mia amica, però non ci pensiamo adesso. Andiamo a vedere cosa sta facendo mio papà. Papà! Ciao Letizia! Ciao! Cosa fai con la telecamera a mano? Sto facendo un video per i nostri amici. Va bene, guarda, sto a guardare la TV. La TV, papà? Veramente dovresti mettere in lavastoviglie tutti i piatti di ieri della festa di ieri sera. Ragazzi, tocca pulire i piatti. A casa vostra chi pulisce i piatti? Papà o la mamma? Qua pulisco io come al modo, la mamma cucina e papà lava i piatti. Inizia, vatti a cambiare, io in 10 minuti lavorerò tutti i piatti. Ok. Devo solo caricare la lavastoviglie. Io vado, ciao! Allora ragazzi, non so cosa mi posso fare. Prendiamo la maglietta del Silent. Dopo prendiamo questa maglietta che mi ha comprato il papà di Wonder Woman, perché io amo Wonder Woman. E voi ragazzi, vi piace Wonder Woman? Scrivetelo nei commenti. E gli ultimi pantaloni, ovviamente questi qua, tipo jeans. Però ragazzi, adesso mi devo cambiare, non dovete guardare. Guarda mamma, erano due piatti, vero? Allora, la lavastoviglie è piena. Ragazzi, guardate, niente, mi tocca lavare a mano. Alla fine, due piatti la mamma. Sì mamma, proprio due piatti erano, eh. Papà, sono pronta. Letizia, guarda, ragazzi, venite a vedere. Guarda come sono preso. Dai, ti porto al compleanno, anche perché è tardi. Ah, finalmente! Letizia, perché finalmente? Però papà, la cucina sta facendo la fine della macchina. Scusami, che fine? Non la lavi mai. No, guarda, andiamo al compleanno, dai. Mamma, andiamo? Letizia, hai portato il regalo? No, mi sono dimenticata. No, guarda, la mamma te l'ha preso dietro perché... Sicuramente te lo dimenticavi. Vado a prendermi. Fermati un attimo. Hai la felpa corta, Letizia. Sì, perché è carina. Ho la pancia fuori. Letizia, guarda, con la pancia fuori, mangi, dopo ti si ferma la digestione, eh. Ma non succede niente, stai tranquillo. No, guarda, te lo dico io che ho una certa età. No, Letizia, vuoi cambiarti? No, voglio stare così perché sono da DJ. Mamma, è una DJ adesso. È così, Nicola, sai, i ragazzini di adesso. È teenager. Teenager. Papà, teenager, non capisci niente. Dai, andiamo, Letizia, siamo arrivati. Eccola qua. Adesso Letizia, dobbiamo concludere il tuo bel video vlog. Ci vediamo dopo, perché i tuoi amici non vogliono essere presi. E un bacino? Mm-hmm. Ragazzi, speriamo che Letizia non faccia guai. Ciao. Ragazzi, noi andiamo. Il video lo finiamo dopo. Stasera facciamo il video di Letizia della serata di casa Letizia Forever. Ci vediamo dopo. Letizia, ecco qua, siamo arrivati a prenderti. Com'è andata? Bene, dai, ho fatto un miliardo di TikTok. Grandiosa, ti sei divertita? Sì, però ho un po' di mal di pancia. Te l'ho detto, Letizia, te l'avevo detto che avevi la pancia fuori con il vestito. È aperto? Non mi sento tanto bene. Letizia, cos'è successo? Hai vomitato! Ma Letizia, come stai? Hai vomitato! Sì, ho vomitato. No, come stai? Male. Ma avevi mangiato anche il gelato? Sì, è gelato. Smonta mamma, non sta mica bene, Vieni a sentire la te, non sta bene. Ai, come stai? No! Letizia! Ma dai, ancora! No! Letizia, mi hai vomitato sul piede! Mamma, scusami. Scusami, dai, andiamo a casa, dai, per piacere, dai, qua che pulisce, vabbè, rimaniamo così. Mamma, dai, chiudi, andiamo. Chiudi la porta. Allora, ragazzi, siamo tornati a casa. Abbiamo messo a dormire Letizia, abbiamo misurato la febbre a
39 e mezzo, vediamo, e ha comunque ancora vomitato. Allora la guardia medica, ragazzi, ci ha consigliato di tenere monitorata la situazione, perché 39 e mezzo, ragazzi, non è poco di febbre, ma il problema grosso è che ha già vomitato 5-6 volte e mi ha anche vomitato sulla carta, guardate qua. Patrizia, mi fai con lo saggio, c'è, ragazzi. Eccolo! Ecco, grazie. Tizia, come stai? Male. Aspetta. No, stai tranquilla. Aspetta. Cos'hai? No, ancora, Letizia! Non sto vomitando ancora. Vai, prendi uno straccione ancora. Cosa facciamo? La portiamo in ospedale? È già tante volte che vomita, ci conviene portarla a questo punto. Se no si disidrata. Vai, intanto misuriamo la febbre. Andiamo a prendere il termometro e vediamo come stai. Abbiamo... Prendo straccetto e termometro, sì, dai. Dai, fa un favore. Eccomi qui che ho il termometro. Andiamo a fermi qua. Non ha una bella faccia, Nico. Converrebbe portarla al pronto soccorso. Sì. Vuoi che gli diamo comunque la medicina per il botto? No, no, lasciala stare. Portala al pronto soccorso, le faranno una flebo e almeno la sistemano un po'. E vediamo se vomita. Vagli a mettere le scarpe. No, aspetta un attimo, vado a dargli la polverina ancora là per il vomito, dai. Grazie, non mi sento tanto. Tizia, ecco qua. Questa qua è una medicina contro il vomito, la devi bere, mi raccomando. Io provo a vedere se riesco a sentirla pegato, la sì. Guardia medica. E magari mi dice qualcosa super base. Sì, prova a sentire un attimo. Aspetta, papà. Cosa c'è, Letizia? Vado a fare la diarrea, ti aiuto. Come va a fare la diarrea? Il mal di stomaco? Vai, vai. Letizia, anche la diarrea, Patti. Cosa facciamo? Io la porterei. Dai, vestila che la portiamo su. Dai, Letizia, teniamo in ospedale. Devi anche finire la medicina. Te la fai? Dai, esci, Leti. Leti, dai, te la fai? Ragazzi. Leti! Patrizia, la portiamo in ospedale. Dai, subito, dai. Vai, vai a prendere. Io prendo le scarpe, tu il giubbotto. Okay. Le chiavi le hai? Sì, la prendo in braccio io. Le chiavi della macchina? Ho tutto, vai. Dai. Patrizia, aspetta, vai. Mettile il giubbino. Sì, qua. Mettile il giubbino, dai. Vai, se ti chiudi tutto. Sì, sì. Chiudo tutto io, tu accendi la macchina e arrivo. Sì, sei ripresa comunque, ci vediamo. Dai, bene, bene, bene. Arrivo, arrivo, eh. E Letizia, ci siamo, eh. Stavi troppo male, Letizia, abbiamo dovuto portarti al pronto soccorso, hai la febbre alta. Guarda. Dai che siamo quasi arrivati, amore, eccolo qua. Guarda, c'è anche, ecco, nonno, sta chiamando nonno. Stai bene, Leti? Oi, Letizia! Avete visto, ragazzi, è anche svenuta. Stiamo andando al pronto soccorso. Dimmi, Letizia. Aspetta che c'ho il nonno che mi chiama. No, non vomitare, eh. No. Ma no, vomitando in macchina! Letizia! Dai, siamo arrivati! Infatti bisogna pulirlo, eh. Risponde a mio papà che è continuamente col telefono che mi chiama. Salvatore, la richiamo. Va bene? Chiamalo dopo, ok, dai. Ok, a dopo, grazie. Ale che ha vomitato in macchina. Lo so, adesso pulisco, dai. Ecco, Letizia, adesso parcheggio e entriamo. Aspetta un po' ancora. Letizia, aspetta un secondo. Aspetta, ti faccio scendere, dai, 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 ti faccio scendere. Letizia, ma questa sta vomitando continuamente, dai, andiamo dentro, andiamo, andiamo, andiamo. Vieni, amore, vieni, vieni. Dai, la porto dentro. Stai qua vieni. O vieni dietro con me, no, che fa entrare no, una alla volta. No, la portiamo dentro, la portiamo dentro. Mamma mia, come scotta. Andiamo. Vai, vai, chicca, vai. Letizia, come stai? Male. Vai te alla reception. Gira adesso, mi viene ancora da vomitare. Dai, ce la fa, dai, siamo arrivati, dai. Ragazzi, siamo al pronto soccorso. Adesso? Allora, ragazzi, stiamo portando la Letizia al pronto soccorso. Aspetta che passa una macchina. Allora, la situazione è questa, non posso riprendere dentro. Quindi adesso spegniamo la telecamera. Avete visto Letizia che continuamente vomita. E quindi ci aggiorniamo dopo. Spengo subito perché non, naturalmente non fanno riprendere dentro. Dai, traversa. Ce la fai? No. Dai, stai tranquilla. Ragazzi, sono riuscito a chiudermi in bagno, in ospedale, non mi sente nessuno, allora la situazione è questa, non è una bella situazione, forse Letizia deve rimanere in ospedale. La mamma è con lei dentro, quindi non potremo entrare a causa Covid,
mi sto aspettando, ragazzi, speriamo che torni a casa, perché qua sembra che deve fare la notte in ospedale. Ci aggiorniamo dopo. E allora, ragazzi, quella in barella là era il tizio con la mamma? E allora, ragazzi, ci aggiorniamo dopo. Guardate, sta anche passando il dottore. C'è un dottore che passa. Telecamera. No, non lo so. Allora, tu sa, deve rimanere qua, dove la fa? Rimarrà solo io o vai? Rimarrà mia moglie. Ok, niente. No, non mi prenderà. No, ok, va bene. Grazie. Allora. Eccomi qua, ragazzi, allora avete sentito il dottore? Torno a casa e vi aggiorno, va bene? Allora, ragazzi, sono tornato a casa, stanchissimo. Mamma è rimasta là, Letizia deve purtroppo, ragazzi, rimanere in ospedale. Controllo, ho vomitato troppo, ho perso troppi liquidi, le stanno facendo delle flemo. Sono le 3:20 di notte, quindi, ragazzi, vi saluto. Dai, non ho altro da dirvi, allora vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Mettete like, mi raccomando, iscrivetevi al canale che è importantissimo. E aggiornati, vi aggiorneremo più avanti con i reel e con i video, mi raccomando. Dite incrociate. Ciao!